Ciao, ciao a tutti, eccomi qui pronta per iniziare il tutorial di quest'anello che ormai ha un bel nome, si chiama Charlotte, nome suggerito da Iri Cucciola, e quindi adesso vi mostro come lo faremo, lo andremo a realizzare. Ho già preparato il materiale, in questo caso ho deciso di utilizzare questi colori che vedete, sono un po' lontanucci, adesso vi mostro i pacchettini così. Allora, useremo l'Erokyle color oro RR182 il codice, 15-0 sono come misura. Poi useremo l'Erokyle sempre 15-0 di quest'altra colorazione, un color crema, RR593. E poi utilizzerò questi cipollotti, adesso faccio, ecco qui, di questa colorazione che vedete, sono di 4 mm. Ovviamente ago e filo, e adesso iniziamo la lavorazione. Inseriamo sull'ago 6 rocaille, in questo caso utilizzo quelle color crema, e portiamo alla fine del filo, come al solito facciamo, chiudiamo a cerchio, facciamo due nodini, e poi iniziamo la lavorazione. Una volta chiuso il lavoro a cerchio e tagliato il filo in eccesso, inseriamo sull'ago una rocaille color oro. E inseriamo l'ago nella rocaille che viene subito dopo, in questo modo. E tiriamo il lavoro. Il filo è abbastanza lungo. E va a inserirsi in questo modo. Dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Dopo aver inserito le rocaille color oro, come vi ho fatto vedere prima, dobbiamo mettere sull'ago 3 rocaille sempre color oro e inseriamo l'ago nella rocaille color oro che viene subito dopo, in questo modo qui. Quindi ci troviamo ad uscire da una rocaille color oro e ci inseriamo in un'altra rocaille color oro. Ecco qui, formiamo questa punta. Dobbiamo anche in questo caso fare la stessa cosa per tutto il giro, quindi inserire 3 rocaille color oro e inserirci nella rocaille color oro che viene subito dopo. Allora, con questo giro abbiamo formato questa stellina che ha 6 punte. Io sono uscita con l'ago da una di queste punte e ho inserito sul lago adesso 6, cioè, scusate, 5 rocaille dell'altro colore e vado a inserirmi nella punta che mi viene subito davanti, in questo modo qui. Formiamo altre, si dovrebbero formare delle punte, vabbè, pian pianino mentre giriamo. Dobbiamo fare la stessa cosa per tutto il giro, inserire 5 rocaille per ogni passaggio. Allora, completato anche quest'altro giro, usciamo anche in questo caso da una punta e andiamo ad inserire sul filo, adesso vi faccio vedere la sequenza, eccole qui, una rocaille, un cipollotto e un'altra rocaille. E andiamo a inserirci con l'ago nella punta che viene dopo. Ecco qui. E tiriamo tutto col filo. Ecco qui. Anche in questo caso dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Quindi inseriamo rocaille, cipollotto, rocaille e andiamo nell'altra punta e così per tutto il giro. Dopo aver inserito i cipollotti, ci troviamo con l'ago, col filo. A uscire da uno di queste rocaille appena inserite, a questo punto qui, e ci troviamo davanti a questo spazietto che si è formato, che vedete anche formato qui, tra le rocaille. Quindi io inserisco un'altra rocaille sul lago dello stesso colore e passo nella rocaille che ho inserito prima davanti, cioè che ho inserito nell'altra, questa che vedete qui davanti, rocaille, cipollotto rocaille. E tiro il lavoro senza fare pasticci, ovviamente. Ecco qui. E quindi andiamo a riempire questo spazio che si è formato lateralmente. Passo anche nell'altra rocaille che c'è davanti al cipollotto. Ecco qui. E quindi anche qui farò la stessa cosa per tutto il giro, e cioè inserirò questa rocaille qua in mezzo tra queste due rocaille qui. Allora, una volta fatto tutto il giro con la rocaille che deve riempire questo spazietto,
ci posizioniamo innanzitutto davanti al cipollotto, qui usciamo dalla rocaille che si trova giusto davanti e inseriamo 9 rocaille sul lago e andiamo a fare una cornicetta tutto intorno al cipollotto, una punta più che altro, che dovrebbe diventare una punta. Ecco qui sulla cipollotto. Ci inseriamo con l'ago anche in quest'altra rocaille per arrivare di nuovo davanti, aspettate che ci riuscirò, ok, davanti a un altro cipollotto per fare la stessa cosa, quindi inserire 9 rocaille e ci inseriamo in quest'altra rocaille che abbiamo qui davanti. Facciamo questo per tutto il giro. Allora, il risultato di questo giro che abbiamo fatto è questo, adesso si sta formando come un fiore. Usciamo con il filo dalla punta di queste cornicette che noi abbiamo fatto e quindi calcolando, siccome sono 9, allora contiamo 1, 2, 3, 4, alla quinta rocaille usciamo con l'ago, col filo e inseriamo sul filo, io già l'ho inserita, una rocaille dello stesso colore. Andiamo a inserirci con l'ago nell'altra punta che ci troviamo di fronte e tiriamo. Ora, quello che dobbiamo fare, voglio vedere qual è la parte che meno si vede il filo, quindi è questa qua. Giriamo verso l'interno perché dobbiamo formare, sì, adesso vi faccio vedere, facciamo prima, ecco qua, in questo modo, tirando, se ne rientra all'interno il petalo, diciamo, in questo modo qui. Inseriamo, adesso vi faccio vedere un altro passaggio, così vedete, un'altra rocaille, ci andiamo, lo metto a fuoco un attimino. Ecco qui, di nuovo a inserire nella punta dell'altro petalo, chiamiamoli così, in questo modo qui, tiriamo anche qui il filo e tirando, vedete che il petalo se ne rientra all'interno così. In questo modo si rende il lavoro più doppio, in questo modo qui si fa uno spessore più doppio. Dobbiamo fare tutto il passaggio, tutto il giro in questo modo, quindi inserire una rocaille e poi inserirci nelle punte di questi pedali e tirare finché non si chiudono tutti i petali nel lato sottostante dell'anello. Abbiamo fatto anche questo giro come vedete e io sono andata più avanti, ho superato anche queste altre 5 rocaille per rimettermi davanti a questi cipollotti, uno di questi cipollotti. Ho inserito sul lago 5 rocaille color oro e andiamo a formare di nuovo una coroncina su questi cipollotti, però più piccola di come l'abbiamo fatta la prima volta. Quindi inseriamo l'ago nelle rocaille che ci troviamo di fronte, io attraverso tutte quante perché comunque dovrò ritrovarmi di nuovo davanti a un altro cipollotto. Ecco qui. E formiamo questa prima coroncina. Dobbiamo fare questo per tutto il giro, quindi inserire altre 5 rocaille e passare attraverso queste altre 5 che ci troviamo di fronte per fare la stessa cosa sul cipollotto che ci troviamo qui e anche sugli altri. Allora, abbiamo terminato anche quest'altro giro e io con l'ago sono uscita dalla rocaille centrale di questa coroncina, quindi ne sono 5, quella al centro, la terza. Ho inserito sul lago adesso 2 rocaille, un cipollotto, una rocaille, un altro cipollotto e altre 2 rocaille, come vedete. E adesso vado a inserirmi nella punta di questa cornicetta che ci troviamo qui, coroncina, ma più che cornicetta. E tiriamo il filo e dobbiamo trovarci in questo modo. Dobbiamo fare questo ovviamente per tutto il giro. Quindi inseriamo 2 rocaille, cipollotto, una rocaille, un altro cipollotto, altre 2 rocaille e ci andiamo a inserire nella punta di quest'altro cipollotto e fare questo, come dicevo, per tutto il giro. Ecco terminato anche quest'altro giro. Adesso dobbiamo uscire con il filo da questa rocaille centrale dei 2 cipollotti. Ho inserito sul lago 3 rocaille dello stesso colore e adesso dobbiamo fare presso a poco lo stesso lavoro che abbiamo fatto in un primo momento, quindi far chiudere di nuovo il lavoro al centro per fare un ulteriore spessore. Quindi andiamo come vedete, nella rocaille che si trova tra i cipollotti che vengono dopo questa che vedete qui e quindi tiriamo il lavoro in questo modo qui.
man mano vanno a chiudersi, come potete vedere. Ecco qui. Dobbiamo fare questo anche in questo caso, come stiamo facendo fino ad ora, per tutto il giro. Quindi mettere altre 3 rocaille e inserirci in questa rocaille centrale, altre 3 inserirci qua e fare tutto il giro e tirare in modo che si richiuda di nuovo su se stesso. Allora, abbiamo chiuso il lavoro all'interno e come vedete adesso è tutto così aperto. Anche in questo caso metto una, anzi vi spiego prima, che io esco dalle 3 rocaille che vedete qui e mi trovo davanti lo spazietto tra le 3 rocaille qui e queste altre 3, quindi lo spazietto qua in mezzo davanti alla rocaille che abbiamo inserita prima, e vado a inserire un'altra rocaille, eccola qui, quindi entro con l'ago, un attimo che mi posiziono meglio, vediamo un pochettino, sì, in queste altre 3, in questo modo, e tiro. E faccio questo per tutto il giro, quindi vado a chiudere attraversando, cioè mettendo un'altra rocaille qua in mezzo e un'altra qua e un'altra qua e anche qui e chiudo il cerchio. Ecco, come potete vedere, aggiungendo quest'altra rocaille tra gli spazietti è andato a chiudersi il cerchio in maniera molto più compatta. Allora, dopo aver fatto questa operazione dobbiamo uscire attraversando le rocaille e posizionarci, adesso giro il lavoro dove abbiamo fatto prima le coroncine, vedete? Queste coroncine che abbiamo fatte su questi cipollotti qui. Quindi usciamo dalla penultima rocaille, quindi contiamo 1, 2, 3 e 4, usciamo da qui, lasciamo una rocaille avanti, erano 5, quindi noi usciamo dalla quarta e andiamo a inserire sopra l'ago una rocaille, un cipollotto e una rocaille del color crema qui. E andiamo a inserirci sempre saltiamo la prima rocaille che abbiamo qui davanti sul cipollotto, vediamo di riuscire a inserire l'ago, ecco qui. Quello che dobbiamo fare, giusto per capire, inserirci in queste 3 rocaille centrali che stanno sulla coroncina, ecco qui. Quindi ci troviamo da quest'altro lato di nuovo con una rocaille della coroncina davanti al lago. Facciamo uscire l'ago da questa parte, ecco qui, e quindi anche qui dobbiamo di nuovo inserire una rocaille, un cipollotto e un'altra rocaille, inserirci cioè saltare la prima rocaille del cipollotto, passare le 3 rocaille centrali e uscire di nuovo da quest'altro lato e fare di nuovo questo passaggio qui, fare questo ovviamente per tutto il giro. Allora, abbiamo inserito tutti i cipollotti con le rocaille e io sono uscita adesso dalla rocaille che si trova a fianco al cipollotto. Ho inserito sul lago 5 rocaille e ho deciso di fare 2 color oro, una color crema, altre 2 color oro. E vado a inserirmi, come vedete, io sono uscita dalla rocaille qui davanti, inserisco nella rocaille che si trova di fronte all'altro cipollotto. E mi inserisco nel cipollotto e anche nella rocaille che viene dopo, perché poi comunque continuerò il lavoro in questo modo. Allora, ecco qui. Come potete vedere, si è formata quest'altra coroncina. Adesso anche qui faremo la stessa cosa. Se volete fare come ho fatto io, oppure fare un unico colore, decidete voi. Comunque devono essere 5 rocaille. Io ho fatto in questo modo, mettendola al centro, come terza rocaille, quella color crema. E facciamo questo per tutto il giro. Abbiamo terminato anche quest'altro giro e io mi sono portata con l'ago di nuovo davanti a questo cipollotto. Ho attraversato anche la rocaille che si trova proprio davanti al cipollotto e ho già inserito sul filo 7 rocaille del color crema. E vado a formare di nuovo una coroncina inserendo l'ago nella rocaille che c'è dall'altro lato del cipollotto. E quindi inserisco anche nelle altre rocaille che vengono dopo. Ecco qui, tiriamo e si forma questa coroncina. Io esco da queste rocaille per posizionarmi di nuovo, un attimo che, ecco qui, di nuovo davanti al cipollotto e tiro e devo fare anche qui inserire 7 rocaille e fare
stessa cosa per tutto il giro. Allora abbiamo realizzato anche queste coroncine intorno a questi cipollotti. Adesso usciamo dalla quarta rocaille di questa coroncina. Inseriamo, io già l'ho fatto, scusate, 8 rocaille dello stesso colore della coroncina, color crema. E andiamo a infilarla nell'altra punta della coroncina. Quindi contiamo 1, 2, 3 e 4, la quarta rocaille. In questo modo qui e tiriamo. E anche in questo caso, come abbiamo fatto nei precedenti, dobbiamo fare in modo che si rivolti il lavoro sotto l'anello. Quindi in questo modo qui tiriamo e se ne scende giù giù e fa da cornice a questo lavoro. Ecco qui. Ora dobbiamo fare per tutto il giro, quindi altre 8 rocaille e ci inseriamo nella rocaille che si trova sulla coroncina qui centrale, cioè la quarta rocaille, e fare questo per tutto il giro, proprio per chiudere la parte superiore dell'anello. Ecco qui, abbiamo terminato tutto il giro mettendo 8 rocaille e si forma, come vedete, l'anello in questo modo. Io mi sono portata avanti qui a questo punto con l'ago e adesso utilizzando una rocaille per ogni spazietto chiudiamo questi vuoti, questo qui, questo qui, questo qui. Adesso vi faccio vedere il primo, quindi inseriamo queste altre rocaille, un attimo che metto meglio l'ago. Ecco qui, le infiliamo tutte con l'ago e andiamo da quest'altra parte. Posizioniamo la rocaille, ecco qui, che chiude questo spazio e mettiamo una rocaille anche qui, come dicevo, e in tutti gli altri spazi. Allora abbiamo messo pure la rocaille come vi ho fatto vedere. Io sono passata attraverso queste rocaille con l'ago e mi sono posizionata qui davanti a questo cipollotto. Ecco qui, vedete? Ho inserito sull'ago 3 rocaille dello stesso colore crema. E adesso devo inserire l'ago, queste sono 5 rocaille qui davanti, color oro, e devo posizionarmi in quella centrale, la terza. Ecco qui. E, scusate, in questo modo. Faccio vedere meglio. Ecco qui. Adesso inseriamo altre 3 rocaille, sempre dello stesso colore. E andiamo adesso a infilarci da quest'altro lato nella rocaille. Ecco qui. Aspettate un attimino che non voglio creare danni. Ecco qui. Ecco qui che si è formato questo angolino qui davanti. Ecco qui, vedete? Per chiudere il cipollotto in questo modo. Ora attraversiamo in queste rocaille, tutte queste rocaille qui, ci posizioniamo di nuovo davanti a quest'altro cipollotto, facciamo la stessa cosa, quindi inseriamo 3 rocaille, andiamo a infilare l'ago in questa rocaille centrale di queste 5 rocaille color oro e facciamo lo stesso anche da quest'altro lato e ci infiliamo in quest'altra rocaille. Questo è il passaggio che si deve fare e facciamo questo per tutto il giro. Eccoci qui, abbiamo fatto l'ultimo giro per quel che riguarda l'anello, è terminato. Adesso ci resta da fare solo la fascetta, per poi farlo diventare, un anello. Quindi, io mi sono posizionata, ho attraversato queste rocaille per arrivare a questo punto qui, per cominciare a fare la fascia. Allora, inserisco sul lago una rocaille e qui cominciamo a lavorare al peyote. Saltiamo. Aspettate, vi faccio vedere la rocaille che c'è davanti e andiamo direttamente in questa qui. E questo poi è da vedere se riusciamo ad entrare, perché non vedo bene. Ecco qui, sono entrata, adesso usciamo. Ecco qui, prima rocaille, entrata. Facciamo per
giro insieme, saltiamo la prima locale che ci viene davanti, entriamo nell'altra e andiamo avanti. E tiriamo l'ago così. Forse se mi metto in quest'altro modo è meglio. Ecco qui. Poi prendiamo un'altra di rocaille e saltiamo sempre una per rientrare in quella dopo, in questo modo qui. Prendiamo un'altra. Saltiamola, vediamo se si vede bene, e andiamo qui. Aspettate un attimino, sto storta. Quindi saltiamo questa e prendiamo quella che viene dopo. Ce la faccio. Ce l'ho fatta. Ok. Abbiamo fatto il primo. Dove è finita la locale? Nascosto, dicevo. Ricordavo di averla inserita e non la vedevo. Inserita, ho parlato giapponese o cinese. Ok, adesso la vedete un po' così, storte. Adesso rimettiamo di nuovo sul lago una rocaille. E risaliamo al contrario, zoomata, ok, e una volta messa la rocaille sul lago vado su questa al contrario, vedete? Risalgo e entro nella rocaille che avevo appena inserito, così, poi di nuovo rocaille e andiamo a quest'altra che viene dopo, sta storta di nuovo, ok, tiriamo il filo in questo modo. E vediamo un po' che è successo. Vabbè, adesso le vedete tutte storte, però vi assicuro che man manino, wow, che italiano, man mano che inseriamo le rocaille vanno a posizionarsi bene. Io poi comunque avendo la telecamera di fronte, cioè davanti a me, non vedo bene. Quindi vabbè, facciamo, inutile che continuo, riempiamo questi spazietti e facciamo questo, poi risaliamo e facciamo la stessa cosa. Questa è la fascia al peyote. E adesso la lavoro tutta, così vi faccio vedere l'anello come si chiude. Ecco qui la lavorazione terminata, la fascia è completata. Non vi ho fatto vedere come ho chiuso perché mi risulta molto difficile farlo con la telecamera, ma comunque molto semplice perché arrivate da quest'altro lato dovete ricucire a zig zag anche qui, unendo le rocaille della fascia con questa striscia di rocaille che si trova qui lateralmente all'anello. Questo è il risultato finale. Ora vi mostro anche gli altri anelli. Vi faccio vedere che comunque c'è una differenza con il primo anello, quello che poi andrà ai ricucciola. Allora, questo è il secondo che ho fatto che somiglia a questo, è bombato, vedete? Mentre il primo che ho fatto, il primo primo proprio, che poi è stato il protagonista del contest, che andrà adesso lo saluto perché poi andrà ai ricucciola. È venuto più piatto, vedete? Questa forma più piatta e quindi sembra più grande rispetto a questi altri. Vi assicuro che la lavorazione è quella che vi ho fatto vedere qui nel tutorial. Semplicemente credo di aver lavorato in maniera più lenta col filo rispetto invece a queste altre che magari ho tirato di più il lavoro e quindi hanno questo effetto più bombato, però a dir la verità anche questo mi piace moltissimo. Quindi il segreto, il trucchetto sta nella lavorazione, a magari a non tirare troppo, soprattutto quando si fanno i primi passaggi, per poter magari vedere se si riesce ad avere questo risultato, perché come vedete qui si notano di più i cipollotti laterali, mentre qui sono più ricurvi verso il basso, quindi probabilmente è stato tutto un discorso di tirare il filo rispetto a questo qui che magari è stato tirato di meno. Questi sono gli anelli che ho fatto, l'anello Charlotte. Spero che il tutorial sia chiaro. Come sempre, se avete difficoltà fatemelo sapere mettendo un commento qui sotto al video.
Io, ripeto, saluto questo anello che manderò a Irecucciola e vi saluto e al prossimo video. Ciao!